Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo della famosa assenza del caricatore all'interno della confezione di Galaxy S21 ed S21 Ultra. Infatti, questo è il primo anno in cui Samsung decide di eliminare il caricatore dalla confezione del dispositivo. Allora, che ragionamento quindi bisogna fare? Allora, la prima ad eliminare il caricatore dalla confezione è stata Apple con gli iPhone 12. Successivamente, quindi, Samsung e molte altre aziende avevano effettuato una sorta di presa in giro da parte loro verso Apple per appunto vedere che le loro aziende invece continuavano ad introdurre il caricatore all'interno della confezione. Vabbè, tutti quanti hanno detto sì, Samsung prende in giro, ma poi fa di conseguenza. Le ragioni che hanno portato Apple ad eliminare il caricatore dalla confezione è relativa al fatto che si risparmia, cioè in un senso ambientale si effettua meno inquinamento perché le confezioni sono più piccole, quindi significa che in un singolo trasporto si possono consegnare all'incirca il doppio dello stessi telefoni. Oppure anche si permette di andare a importare all'interno dell'ambiente meno problemi, come per esempio la produzione di molti più caricatori, siccome noi abbiamo già un caricatore nelle nostre case, appunto, non è utile, quindi, cioè, se noi lo abbiamo già, inutile che ne compriamo uno nuovo perché useremo sempre lo stesso. Quindi, allora, queste appunto sono in principio molto semplicemente le cose che diceva Apple. Vabbè, poi ci sono tutti i dati in merito, però non entrerò in quel merito perché non è mio interesse farlo. Allora, per quanto riguarda quindi questa decisione, già quando Apple la suggerì, io ero contrario a questo perché nel momento in cui, vabbè, Apple per un fatto commerciale, nel senso, ok, tutti vanno bene, questi motivi, la confezione è più piccola, il non mi introduce il caricatore in confezione, vabbè, magari me ne compro uno a parte, però appunto allo stesso tempo mi abbassi il prezzo perché nella stessa confezione in cui l'anno scorso tu mi introducevi iPhone, caricatore, cuffie, magari nei mercati in cui dovevano essere presenti e cavo di ricarica, mi introducevi quindi questi elementi che avevano ognuno, se presi singolarmente, un loro costo. Il caricatore, infatti, per Apple costa quei 20 euro e se si vuole il caricatore più potente sui 35 euro. Vabbè, ovviamente prezzi di Apple sempre solitamente esagerati, però se quello è, quello ti devi prendere, ti devi tenere. Quindi, allora, che cosa è successo? Sì, per alcuni modelli di iPhone 12 il prezzo è sceso di 100 euro rispetto allo scorso anno, ma questa cosa non vale per tutti i modelli di iPhone 12 presentati. Vabbè, l'iPhone 12 mini non fa testo perché non esisteva un iPhone 11 mini, quindi consideriamo soltanto i 12, 12 Pro e 12 Pro Max. Non in tutte quante le versioni c'era questo risparmio effettivo, perché sebbene si partisse da una base di memoria più alta, però comunque non c'era la possibilità in tutti di avere il risparmio di questi 100 euro. Vabbè, tolto questo discorso, andiamo però a vedere altre caratteristiche. Per esempio, se nella presentazione tu vai a dire che effettivamente c'è un risparmio di tipo ambientale perché tu stai trasportando più dispositivi in una sola consegna, in realtà però non puoi dire questo perché, sebbene appunto io prendo effettivamente magari 1000 iPhone dalla base di Apple, io vado però poi a smistare tutti questi iPhone e per esempio per consegnarmelo a casa, per dire, il corriere magari in quel giorno fa una sola consegna di telefono e quindi consegna solo a me il telefono, consumando quanto ci avrebbe consumato con il telefono con il caricatore incluso, quindi un danno ambientale che è uguale. Oppure per esempio i furgoni che si utilizzano sono ancora dei diesel
diesel Euro 3, Euro 4, Euro 5 che appunto inquinano e quindi non si fa bene per l'ambiente. Oppure, per esempio, non ci sono tutte quelle accortezze che Apple vorrebbe far vedere appunto nel risparmio che si ha per quanto riguarda la vendita appunto del telefono senza caricatore, perché per esempio Apple ti vende il caricatore nella sua confezione di cartone, quindi un pezzo di cartone viene comunque utilizzato per il confezionamento di quel dispositivo, quindi se tu me lo fornisci col telefono sprechi quel ammontare di cartone, se invece tu me lo confezioni a parte significa che tu stai sprecando forse anche del cartone in più, con della plastica aggiuntiva come protezione intorno. Quindi significa che tu mi stai vendendo un dispositivo che in realtà non sta facendo effettivamente risparmiare dal punto di vista ambientale, non stai facendo una scelta ecologica. Poi anche in generale, se tu mi vai a presentare quattro modelli di telefono e me lo presenti comunque tutti gli anni, non stai comunque facendo una scelta ecologica, perché magari la scelta ecologica sarebbe quello di presentarlo ogni 2 anni, perché alla fine oramai i telefoni durano bene per 2 anni all'incirca. Questo Note 10 è uscito alla bellezza di quasi 2 anni fa oramai e quindi va ancora bene. Con la One UI 3.0 abbiamo visto che va veloce, non ci sono rallentamenti, la batteria dura come esattamente come prima, quindi non c'è assolutamente il motivo della presentazione di oramai un telefono all'anno, perché i processori permettono al telefono di farlo sopravvivere anche 2 anni, o 2 anni, o 3 anni, anche di più. Ci sono persone che vanno in giro ancora con un Samsung Galaxy S6, quel telefono è uscito oramai 4-5 anni fa. Quindi, appunto, la migliore scelta ecologica che potrebbe fare un'azienda è quella di produrre meno dispositivi e quindi in generale di vendere proprio di meno. Però ovviamente un'azienda deve fare marketing e quindi deve poter vendere, si sostiene con quello, deve presentare necessariamente un telefono all'anno. Quindi, appunto, dopo aver preso in giro le scelte di Apple, Samsung ha inizialmente eliminato quel tweet in cui diceva che effettivamente noi ve lo forniamo in confezione il caricatore, appunto poi ha fatto la sua stessa scelta, cioè andare ad vendere il telefono senza alcun caricatore. Qui abbiamo la confezione di S21 Ultra, abbiamo la guida di avvio rapido, il cavo di USB-C, USB-C e il pin di sblocco per il carrellino della SIM. D'altronde, se tu mi stai vendendo un cavo USB-C, USB-C, e questo discorso vale anche per Apple, perché appunto Apple ha introdotto all'interno della confezione degli iPhone 12 un cavo USB-C Lightning. Nel momento in cui mi vendi un cavo USB-C, USB-C, non tutti magari hanno un caricatore con attacco Type-C in casa. Perché, per esempio, io, nella mia esperienza personale, sì, ho un MacBook Pro con attacco Type-C. Ho un Note 10 appunto che è venduto già col caricatore Type-C, però nel momento in cui io dovessi venderlo da venditore, io fornirei il blocchetto del caricatore nella sua stessa confezione perché appunto sarebbe giusto venderlo. Quindi mi ritroverei in casa con un solo caricatore Type-C che appunto io già uso per l'iPad per caricarlo, per il Mac, e quindi dovrei usarlo allo stesso modo anche per il telefono, con un cavo che è un caricatore che sarebbe attaccato alla corrente tutto il giorno, e quindi appunto si danneggerebbe più facilmente nel tempo. Quindi io in realtà lo devo comunque andare a comprare. Quindi lo comprerò spendendo quei 20 euro perché Samsung ha deciso di far abbattere i prezzi del caricatore da 25-30 euro che costava prima a un 20 euro. Ma ora con le promozioni, per esempio su Amazon, Samsung lo regala. È una promozione di Amazon in cui ti forniscono il caricatore in confezione che è quello da 25 watt, quindi non è nemmeno quello con carica lenta, ma è con carica rapida del telefono. Oppure, per esempio, Samsung sullo shop ti fornisce il caricatore col preordine a 10 euro, quindi è un prezzo dimezzato rispetto al prezzo di vendita normale. Però comunque, anche se fosse,
20 euro non sono niente in confronto ai 1300 euro che tu spendi per il telefono. Altra cosa poi intelligente che è stata fatta da parte di Samsung, appunto, Samsung ha abbattuto effettivamente i prezzi su tutti quanti i modelli di 100 euro per S21 Ultra, ma addirittura di 150 euro per S21 ed S21 Plus, perché per loro esisteva la versione 4G e quindi se mettiamo in conto anche il fatto che sono tutti 5G quest'anno e confrontando il prezzo con quelli, appunto, si va a vedere che c'è un risparmio di 150 euro rispetto allo scorso anno, quindi effettivamente, appunto, si può tranquillamente con la 150 euro che stai risparmiando andare a comprare il caricatore, non è quello il problema. Quindi il problema è effettivamente relativo semplicemente alle motivazioni che usano i produttori, cioè. Ad esempio, un altro caso particolare è quello di Xiaomi. Con lo Xiaomi Mi 11, ha deciso di produrre appunto anche loro il telefono senza il caricatore in confezione, ma se magari voi lo voleste, Xiaomi ve lo fornisce gratuitamente, anche meglio rispetto a Samsung, cioè loro vi spediscono il caricatore gratuitamente a casa assieme al telefono. Ovviamente sarà sempre nella sua confezione a parte, però magari per questo periodo di transizione, che magari potrebbe essere di 1 anno, 2 anni, affinché ovviamente tutti si adattino a questo nuovo standard, cioè di eliminare il caricatore dalla confezione, si ha la possibilità di eliminarlo. E quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Un saluto a tutti da Real User 101.